A tutte, eccomi tornata con un nuovo video. Oggi sono qui per elencarvi 10 cose che odio. Iniziamo subito. La prima cosa che odio è la pioggia. Il cielo grigio mi mette tristezza, poi io la pioggia la odio quando fa quel rumore tipo ti 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 ti. Mi mette tristezza e poi il rumore della pioggia a me sembra un lamento, non so, quindi pioggia ti odio con tutto il mio cuore. La seconda cosa che odio è indossare le cuffie. Mi danno fastidio alla testa, poi mi scompigliano sempre tutti i capelli e poi io non so per quale motivo non riesco mai a mettermela a posto bene. Quindi poi va a finire che la cuffia mi finisce da tutte le parti, tranne che in testa, tipo sulle orecchie, sul naso, sulla bocca, sulla fronte. Mi finisce da tutte le parti. La terza cosa che odio sono le persone invadenti. Mi è capitato di avere a che fare spesso, con delle persone invadenti, cioè quelle persone che magari venivano a casa mia. Invece di interagire con me, di parlare con me, di considerarmi, prendevano i miei pad e stavano lì a pistolare. Ma io dico, ma se tu sei venuto a casa mia, sei venuto a casa mia per parlarmi, per interagire con me, non per stare tutto il tempo a pistolare sul mio iPad. Io queste persone non le capisco. La quarta cosa che odio sono i maglioni di lana perché mi danno molto fastidio e sembra quasi che mi abbia punto un esercito di zanzare in 5 secondi. Mi punzecchiano tutto il corpo, poi io la lana la odio proprio come materiale perché li abolirei proprio. La quinta cosa che odio sono le persone che urlano. Io non capisco per quale motivo una persona debba urlare. Sono quelle persone che magari, che ne so, litigano e non fanno altro che dire c'è chi urlare che fare Io dico, ma se tu devi spiegare una cosa, ma basta la voce, spiegala piano, stai calma, che la calma la virtù dei forti, calma. Sesta cosa che odio è la musica a balla, cioè a tutto volume. Io non capisco veramente come facciano quelle ragazze che l'ascoltano tutto il giorno a balla. Mi chiedo veramente se i loro soldi li spendano interamente dall'otorino. La settima cosa che odio è spazzolarmi i capelli. Io vi giuro che di mattina quando devo spazzolarmi i miei capelli sono, avete presente i rasta? Ecco, tali e quali ai rasta. E quindi quando me li devo spazzolare mi fanno un male della miseria. Cioè io sono lì con la spazzola che cerco di pettinarli e dato che sono pieni di nodi non si sciolgono, la mia espressione è più o meno così. Non spazzolatevi i capelli la mattina, che è una sofferenza unica. L'ottava cosa che odio è quando un bambino prende uno schiaffo dai propri genitori. Io giuro che questa cosa non la sopporto. Io vorrei andare dai genitori e picchiare loro per fargli sentire che non è una bella sensazione quando un bambino viene picchiato. Se il bambino mi sta facendo arrabbiare, digli ma non picchiarlo perché non risolvi niente. Parla che fai prima. La nona cosa che non sopporto è quando una persona bestemmia. Io non capisco che senso abbia veramente la bestemmia. Una persona quando ha un problema a volte si sfoga bestemmiando, ma bestemmiando secondo me non si risolve niente e se una persona è arrabbiata non se la deve assolutamente prendere con Dio, perché non è che Dio non c'entra niente. Non...
La decima cosa che odio è quella che odio di più, assolutamente. Forse probabilmente quelle bestemmie. Sono i bulli. Io i bulli sono persone che non capisco davvero. Io quando vedo un ragazzo che prende di mira un altro ragazzo più debole, cioè io vado fuori di testa, giuro, perché io vorrei dire al bullo: ma vagli a parlare, ma è una persona come le altre, magari è un po' più debole di carattere, o dico. Poi secondo me, ragazze, cioè, la diversità non esiste, e tutti siamo un po' diversi, sarebbe una noia unica se fossimo tutti uguali. Ognuno di noi è un po' diverso per una piccola particolarità, e secondo me questa piccola particolarità bisogna apprezzarla. E quindi io non sopporto i bulli, perché sono persone, secondo me, piccole di testa, perché non hanno ancora un cervello abbastanza grande per apprezzare le diversità. E niente, queste erano le 10 cose che odio io. Fatemi sapere nei commenti quali sono le cose che voi odiate, e se il video vi è piaciuto mettete un pollice in su, e noi ci vediamo al prossimo video.